freddo, è nato d'inverno con freddo si cela, però l'ha fatto per nostro amore, per l'amore di ciascuno di noi, affrontando tutta la sua vita difficile fino ad arrivare alla morte. E perché è morto Gesù? Per salvarci. Quindi noi pensiamo ogni giorno un po' a Gesù che è morto per noi, che è vissuto per noi, che è vicino a noi. Con la preghiera noi lo troviamo vicino, Signore. E se abbiamo magari qualcosa che dobbiamo cambiare, lui aspetta. Ricordate quello che è stato letto finora, che è rappresentato dall'immagine? Il padrone di quella vigna vuole tagliare quell'albero che non produce frutto. E invece il vignaiolo che lavora nel campo e ha fiducia, dice no, aspetta ancora un po', metteremo il concime, faremo in modo che produca frutti. Tu aspetta ancora, abbi pazienza. Così è Dio, ha pazienza con noi. Proponi che qualche piccolo nostro difetto lo trasformiamo e non ci sia per noi questo impedimento ad essere dei cristiani, no? Che Gesù vuole che anche i bimbi siano cristiani. Sapete che i cristiani oggi non sono tanto benvisti dalla mentalità del mondo, perché si va controcorrente, ma proprio perché noi diamo testimonianza di essere cristiani, dobbiamo essere anche orgogliosi di credere in Gesù, perché Gesù ha vinto la morte per noi. Quindi se noi viviamo secondo gli insegnamenti di Gesù, non abbiamo da temere nulla. Non dobbiamo avere paura di niente. Certo, dobbiamo essere prudenti in tutte le cose, però Gesù ci sa. Gesù è l'unica persona viva che ha superato la morte, che noi troviamo, sapete dove? Nella Santa Eucaristia. Lì è ancora vivo